Silvio Berlusconi ospitato a Saronno. Delirio di giornalisti e telecamere per l'ex premier che lunedì ha fatto un tour della città e un comizio per il candidato sindaco Pierluigi Gilli. Fratelli d'Italia, Saronno ha portato l'onorevole Ignazio La Russa nel centro città. Un discorso a favore del candidato sindaco Alessandro Fagioli e poi via a salutare tutti gli stand della festa delle associazioni in piazza. La città di Saronno ha ospitato le associazioni in piazza, una festa a tema storico-culinario a cui hanno preso parte tantissimi rappresentanti delle realtà associative di Saronno e dintorni. Meli, reperti e fotografie della Prima Guerra Mondiale stanno arricchendo le sale di Villa Gianetti. Il centenario della Grande Guerra, il tramvai ha fatto sul serio. Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Saronno TG. Sono stati tanti i volti noti della politica italiana che si sono palesati a Saronno nei giorni scorsi. Lunedì Silvio Berlusconi è arrivato in città in tarda mattinata e si è trattenuto fino alle 4 del pomeriggio. Ne ha approfittato per visitare il Milan Club Femminile Stella, l'Ilva, la TCI, i luoghi dove ha vissuto suo padre Luigi e ha poi concluso il suo tour con un comizio in via Portici a favore del candidato Pierluigi Gilli. Sentiamo tutto nel servizio di Daniele Calvano. Fiotti di giornalisti e orde di telecamere hanno invaso la città di Saronno. Tutto per il tour saronnese del presidente Silvio Berlusconi, invitato da Forza Italia a Saronno per dare la spinta decisiva al candidato sindaco Pierluigi Gilli. Un'attesa snervante quella in via Parini, dove il Milan Club Femminile Stella, il primo della storia, ha ospitato il presidente della società rossonera. Intervista di rito su calcio e politica nazionale e poi fotografie, autografi, sorrisi e strette di mano. Uscito dal complesso di via Parini, il cavaliere ha calcato il suolo di due realtà imprenditoriali saronnesi di spicco. Prima un giro all'Ilva, dove si produce il liquore saronnese che fa proseliti in tutto il globo, accompagnato dal patron Augusto Reina. Poi la TCI, dove Gianfranco Librandi da quasi 30 anni sforna applicativi per l'illuminazione. Finito il giro aziendale, Silvio Berlusconi ha sostato presso i luoghi dell'infanzia di suo padre Luigi, in via Volta. Dopodiché Pierluigi Gilli gli ha donato il certificato di nascita dell'amato genitore. Attimi di commozione e poi via sul palco allestito in via Portici. Non sono mancati momenti di trambusto con il 44enne saronnese di origine sarda Massimiliano Passio, non nuovo a intemperanze, che al ticcio si è fiondato con intenzioni poco amichevoli contro il gazebo che conduceva al palco. È stato bloccato, atterrato, ammanettato e arrestato dalle forze dell'ordine. Gilli ha assistito alla scena, mentre Berlusconi era già sul palco da qualche minuto. 5 mesi di carcere al patteggiamento, avrebbe dichiarato nel tribunale di Busto Arsizio, volevo solo fare casino. Un intoppo che non ha fermato il leader di Forza Italia che, acclamato dalla folla, ha parlato del suo rapporto con Saronno e delle future elezioni amministrative del 31 di maggio. Mi trovate emozionato perché poco fa, con il nostro avvocato, con il nostro candidato, siamo passati là dove è nato mio padre. Saronno è stata governata fino a qui da due giunte di sinistra e sapete che non hanno fatto bene, che Saronno si è spenta, che c'è poca sicurezza, che non c'è ordine, che ci sarebbe bisogno di maggiore pulizia. Tutto questo la sinistra non è in grado e non è stata in grado di darlo. Volevamo sceglierlo un po' più giovane, noi siamo ormai quelli che siamo. Però il giovane a posto non l'abbiamo ancora saputo trovare. Siamo andati dall'avvocato, l'abbiamo guardato, gli abbiamo detto cazzo, ti pesate un po' troppo. E lui si è messo a dieta, ha fatto ginnastica tutte le mattine, è dimagrito in 8 settimane di 11 kg. Ci vuole del fegato, ci vuole una grande forza di volontà.
quella che ci vuole a fare il sindaco dopo una giunta di sinistra, quello che ci vuole per migliorare Saronno. Quindi forza Italia, forza Saronno, viva la libertà e viva il nostro, vostro futuro sindaco. Fratelli d'Italia non è rimasta a guardare, infatti domenica è arrivata a Saronno proprio per appoggiare la candidatura a sindaco di Alessandro Fagioli, l'onorevole Ignazio La Russa, che ne ha anche approfittato per fare un giro fra gli stand della festa delle associazioni in piazza. Vediamo il servizio. Loro hanno messo i fagioli, noi stiamo facendo un volantino con aggregati due macchie roggini e insieme saremo il piatto forte di questa campagna elettorale. Un motto che è già diventato tormentone, quello con cui l'onorevole Ignazio La Russa, in visita a Saronno domenica scorsa, ha sorretto la candidatura a sindaco di Alessandro Fagioli, sostenuto anche dal suo partito Fratelli d'Italia. Qui avete due responsabilità, quella di mettere una persona in gamba come Fagioli a cercare di governare Saronno, ma l'altra responsabilità è di dare un segnale a tutta la Lombardia e se volete a tutta l'Italia, perché Saronno è importante, che può nascere una coalizione, una forza, un'aggregazione veramente alternativa alla sinistra. Buon lavoro. Grazie. L'onorevole ne ha approfittato per farsi un giro in centro a Saronno, proprio nel bel mezzo della festa delle associazioni, partendo con un messaggio alla coalizione guidata da Gilli. Salutate Gilli. Va bene, grazie. Un abbraccio. Prima o poi vi redimeremo. Poi idee di ballottaggio con Saronno al centro. Vediamo chi va al ballottaggio, poi ci parliamo. Arrivederci. La Russa ha iniziato il giro dallo stand della banda musicale di Saronno con tamburo e assaggio. Dopo un ringraziamento alle forze dell'ordine ha verificato le sue abilità da chef mescolando lo zavaglione dagli studenti dello IAL. Poi una serie di strette di mano ai passanti e un incontro ravvicinato con il sindaco saronnese uscente Luciano Porro. Siamo venuti a renderti omaggio perché ancora sei il capo della città. Speriamo per poco, ma lo sei ancora. Sicuramente per poco, perché dopo di me ci sarà il mio successore che non sarò io. Bene, ma spero che continui con le idee. Certo, ciao. Arrivederci. Un salto all'Avis e all'associazione pugliese prima di bere un bel bicchiere di vino. Un saluto alla Croce Rossa Italiana e un messaggio al gazebo della comunità islamica saronnese. Ragazzi, buon lavoro, mi raccomando, rispettate le culture altrui e sarete rispettati. Oltre a sorrisi e abbracci coi fan, ha raccolto anche alcune frizioni. C'è frizione, a rompere le palle. Una più una meno. Signori, buonasera. Sabato si sono presentati all'Auditorium Aldo Moro i candidati in lista per il Movimento 5 Stelle. Il candidato sindaco Francesco Impari ha poi accolto in centro a Saronno il senatore Nicola Morra. Noi abbiamo raccolto le partecipazioni di 24 persone della nostra lista e si tratta tutte di persone appartenenti al movimento e che fin dalla prima ora hanno cercato di dare quel contributo quando ancora il Movimento 5 Stelle non si era mai presentato alle elezioni amministrative a Saronno. Un terzo delle persone ha meno di 30 anni, un altro terzo tra i 30 e i 50 e un altro terzo sopra i 50 anni. Quindi si tratta di una lista che non pone il giovane come la bandierina giusto per dire che sono il cambiamento. Noi ci crediamo sul serio. Anche io ho sperimentato l'essere in una lista per le elezioni comunali e quando questo avveniva esattamente nel maggio del 2011, anche io, come probabilmente sarà successo a tutti quanti voi, mi sono sentito deridere, mi sono sentito denigrare, mi sono sentito insomma schernire semplicemente perché mi presentavo per un movimento capeggiato da un comico. E non voglio far politica come la fanno gli altri per mettermi in tasca qualcosa, non ne ho bisogno. Io al contrario voglio contribuire a cambiare le cose in questo paese. La gestione della cosa pubblica per chi ha a cuore la vera democrazia, e cioè trasparenza.
Sempre all'Aldo Moro, il candidato sindaco per il PD Francesco Licata ha incontrato alcuni sindaci del Partito Democratico. Amministrazione, elezioni e programmi elettorali, gli argomenti discussi. Allora, l'oggetto della serata questa sera era di parlare di buone pratiche. Parlare di buone pratiche per mettere in condivisione quello che sono state le buone abitudini, quello che sono le esperienze di successo all'interno di ciascun comune. Questo perché? Perché è opportuno anche a volte saper, lo dico in maniera positiva, saper copiare da quanto di buono è stato fatto e stato realizzato dagli altri. Questo deve diventare un atteggiamento sistematico, ovvero ciascun comune deve essere in grado di interagire, deve essere in grado di allargare i propri orizzonti ed essere in grado di recepire quello che di buono è stato fatto da altri. Governare oggi, non mi stancherò mai di ripeterlo, non vuol dire semplicemente amministrare, vuol dire fare molto di più, vuol dire prendersi cura della propria comunità, vuol dire prendersi cura dei propri cittadini, vuol dire prendersi cura della propria città. I propri cittadini, partendo come per esempio abbiamo visto nella giornata di oggi dai bambini, con il progetto che è stato presentato a proposito della città dei bambini, prendersi cura delle persone che, bambine piuttosto che giovani, non lo sono più, ovvero i nostri anziani, e prendersi cura della cosa pubblica, il rispetto della città. Ma io credo che Francesco non abbia bisogno di consigli, ma di rimanere se stesso, perché questo penso che sia il consiglio migliore, perché comunque vada, quando una persona diventa sindaco rimane comunque una persona. I candidati in lista per la Lega Nord sono usciti ufficialmente allo scoperto venerdì scorso durante una pizzata di gruppo. Oltre al candidato sindaco Alessandro Fagioli, all'evento ha partecipato anche Fabio Rizzi, capo commissione sanità in Regione Lombardia. Il tema principale, l'ospedale di Saronno. Credo che la situazione vada divisa veramente in tre settori diversi. Uno è la parte clinica gestita direttamente dall'azienda ospedaliera, sulla quale credo che non vi sia assolutamente nulla da dire. Mi sembra assolutamente chiara l'intenzione di rilanciare l'attività clinica dell'ospedale di Saronno. Un altro grosso problema invece è quello dei dipendenti dell'ospedale di Saronno, che continuano a vivere in condizioni assolutamente disagiate, soprattutto per quanto riguarda la riduzione del personale. Deriva da una situazione demenziale nazionale che va ricercata nel 2011 dal governo Monti, da quella spending review con il blocco del turnover che impedisce di assumere il personale se non al 40% di coloro che escono dal mondo del lavoro. E noi come Regione Lombardia auspichiamo veramente che l'amministrazione comunale possa cambiare registro, perché non è possibile condurre delle trattative che durano anni per ad esempio convenzionare un parcheggio con il comune, che invece di pensare al bene pubblico degli utenti e dei dipendenti cerca di tirare il prezzo sui 10, 20, 30 mila euro in più di affitto per la convenzione con il parcheggio. La lista della Lega è composta da donne e uomini, sostenitori, simpatizzanti e attivisti, dallo studente al pensionato, dalla casalinga alla professionista. Una base solida di militanti storici e le nuove leve che vengono coinvolte attraverso il gruppo del Movimento Giovani Padani, rinnovando e rinfrescando quindi i nostri sostenitori e attivisti. Voltiamo pagina. La città di Saronno ha ospitato domenica Associazioni in Piazza, un evento a cui hanno preso parte più di 100 associazioni saronnesi e non. Una sfilata, tanti piatti tipici cucinati come vuole la tradizione e tanti stand a disposizione del pubblico saronnese, sempre seguendo i dettami di Expo 2015. Vediamo il servizio. Ad altri tempi, carico di storia, arriva a Saronno per iniziare in grande stile la festa delle associazioni in piazza con la rievocazione storica Saronno a tavola come una volta. Il corteo in costume si è mosso da Piazza Cadorna fino a Piazza Libertà per la presentazione ufficiale tenuta dal sindaco Luciano Porro e dall'assessore alla cultura Cecilia Cavaterra. Automobili d'epoca, abiti, stoviglie, attrezzi contadini e della vita quotidiana di un tempo hanno raccontato la storia della nostra città, mettendo in evidenza l'operosità e l'ingegno dei saronnesi nel tempo. Il
i vari personaggi in costume si sono poi spostati nei vari stand allestiti ad arte per far rivivere ai cittadini le ambientazioni e soprattutto i sapori dei piatti tradizionali, veri protagonisti della manifestazione in stretta relazione con Expo 2015. Quindi, buon appetito a tutti! Sempre in occasione della festa delle associazioni di domenica scorsa, il Saronno TG ha incontrato Paolo Lazzaroni, l'attuale rappresentante di spicco dello storico biscottificio saronnese. Ecco la sua intervista ai nostri microfoni. Qual è l'importanza di un marchio come il suo in una rievocazione storica come quella di questa giornata Saronno? Penso che, dato il tema della giornata, che è quello dell'alimentazione, l'alimentazione degli anni 30, legato poi ai messaggi che vengono da Expo, perché Lazzaroni? Con Lazzaroni era il dessert, era il finale di un'alimentazione del giorno. Direi che l'importante, secondo me, è che si voglia dare rilievo non soltanto a dei valori storici importanti per la città, ma anche al significato. Era allora, e lei tutt'oggi, ma allora la ricerca dell'alta qualità per un'alimentazione giusta, sana, e certo che è una bandiera storica per una città molto attiva, è una città che negli anni 30 aveva moltissimo da dire e da dare anche dal punto di vista commerciale e poi industriale. Le sembra giusto la presenza di marchi internazionali tipo McDonald's o Coca-Cola che vanno proprio a sponsorizzare il cibo italiano, che forse ha una qualità un po' superiore rispetto a quella che offrono loro come marchi? È una realtà, il giorno d'oggi sono, no, è molto vero, c'è un minimo di contraddizione, è che è un'inevitabile evoluzione dei costumi, delle abitudini di questa società che sta evolvendo, sono molte contraddizioni, l'importante è riuscire a rimettere a fuoco i valori di un tempo e anche i valori nutrizionali. C'è questa ricerca stupenda, io ho visto nel padiglione della Cina, ma in Messico, dove c'è questa ricerca costante di quanto la natura potenzialmente può dare, senza che poi intervenga l'uomo a metterci un grosso zampino. Insomma. Un'altra chicca, sempre in relazione ad Expo 2015. Un ortofrutteto messo a disposizione per la cittadinanza è stato inaugurato davanti all'autorità e promette di essere una delle opere più innovative degli ultimi anni a Saronno. Sentiamo perché. Un orto a noleggio dove mettere alla prova il proprio pollice verde. A Saronno c'è. L'ortofrutteto, installato presso la casa di riposo Gianetti in Cassina Ferrara, è una struttura all'avanguardia. Infatti nel nostro paese ne sono presenti solo pochi altri esempi, da Genova a Savona, da Firenze a Roma. È una meravigliosa iniziativa che speriamo possa implementarsi, proseguire nella direzione proprio di un ritorno alla terra. Dobbiamo ricordarci da dove veniamo, quali sono le nostre origini, perché il nostro presente e il nostro futuro deve essere ancora ancorato e radicato nella terra. Il tutto rientra nel progetto di Italia Nostra sugli orti urbani, luoghi messi a disposizione da enti privati o pubblici per promuovere l'arte del coltivare prodotti rari e ricercati, dai 10 tipi di patata a colture tipiche delle Americhe, ma introvabili da noi. La gestione del complesso è affidata all'associazione no profit Semplice Terra. Lo scopo era quello di recuperare questa attività, che tra l'altro è un'attività di quest'area, di questa zona di Cassina Ferrara, e ridare valore, stimolare interesse, creare una cerniera, no? Tra la scuola, tra i bambini e gli anziani. Questo è un altro motivo per cui abbiamo realizzato questa cosa. In alternativa è possibile sperimentare metodi di coltivazione innovativi, come la tecnica dell'orto sinergico. Questo orto non necessita di essere arato, non ha bisogno di essere concimato e praticamente con la sinergia delle piante crescono. L'agricoltura sinergica si basa anche sul mettere in relazione le persone, quindi noi ci siamo conosciuti a questo corso e andremo avanti. È una bella soddisfazione pensare come era la terra all'inizio, l'abbiamo lavorata, abbiamo dato una forma, adesso vedere tutto già bello in ordine, un orto che sembra anche un giardino. La mensa scolastica dell'Istituto Bascapè ha ufficialmente aperto i battenti venerdì scorso. I lavori per la pesante ristrutturazione erano partiti a metà novembre 2014.
La mensa è stata presentata al pubblico e alla stampa. Ha una capacità di 40 posti a sedere ed è costata 100.000 euro. Presto ne verranno investiti altri 175 per cambiare tutti i serramenti del plesso che contiene al suo interno 320 studenti. Il refettorio entrerà ufficialmente in funzione a partire dal prossimo anno scolastico. La città di Saronno lo scorso weekend si è trasformata in pista per l'edizione 2015 del Running Day, una competizione di corsa per agonisti e dilettanti. Tutto ha avuto inizio alle 18 con la corsa riservata ai bambini, mentre alle 20 è stato il turno dei più grandi. Ecco le immagini. Domenica scorsa, 17 maggio, lo sport è stato protagonista a Saronno, dove si è svolta l'ottava edizione del Running Day, la 10 km saronnese organizzata da Running Saronno, che ogni anno mobilita i corridori della città. A dare inizio alla kermesse sportiva sono stati i bambini, che tra risa ed entusiasmo hanno coperto un breve percorso di 300 metri. Alle ore 20 è toccato agli adulti che, partiti da Piazza Libertà, hanno percorso i 10 km previsti dalla gara. I vincitori della categoria agonisti sono stati Alberto Ronni Fochi per gli uomini ed Elena Bengis per le donne. Molto soddisfatta l'assessore allo sport Cecilia Cavaterra, che ha preso parte in prima persona alla gara. Oggi giornata interamente dedicata allo sport con il Running Day. La corsa è uno sport che possono fare tutti, basta indossare un paio di scarpette. Oggi pomeriggio alle 6 i più piccoli con una 500 metri a tutta birra, e questa sera alle 8 prima i professionisti e poi quelli come me che sono solo amatori, ma una bellissima esperienza per tutti i saronnesi, tutti quelli che ci hanno raggiunto. Viva il Running Day e viva Saronno, città dello sport 2016. Tra i quasi 1000 partecipanti, anche Giovanni Guerini, atleta 82enne, a dimostrare che l'amore per lo sport non ha età. Appuntamento al prossimo anno. Più di 100 esponenti del Rotary Club, provenienti da ogni angolo del pianeta, si sono riversati settimana scorsa nella nostra città. I consociati sono arrivati a Saronno nel pomeriggio di giovedì scorso, accolti in pompa magna dalle autorità cittadine, trattenendosi da noi fino a domenica. Prima tappa, la chiesa di San Francesco, una delle realtà artistico-culturali più antiche della città. Ci spiega meglio il tutto Luana Viviani. Sentiamola. C'è stata una coincidenza tra l'inizio della grande manifestazione di Expo e l'arrivo di questi rappresentanti dei paesi europei che sono stati ospitati dal Rotary Club di Saronno. È una occasione molto importante per Saronno, per far conoscere questo edificio che è il più antico di Saronno, perché è del 1297. San Francesco nasce come monastero, non nasce come chiesa, e il fatto che tutte le cappelle, che tutte le 12 cappelle, sei per lato, siano affrescato è proprio grazie alle famiglie aristocratiche saronnesi che hanno investito su questa chiesa, che volevano bene a questa chiesa, nonostante all'inizio questo edificio si trovasse fuori da quello che era il borgo di Saronno. Quindi è importante che queste persone vengano a visitare quello che è stata la custodia, la cassaforte di tutti i grandi segreti delle famiglie, famiglie aristocratiche. Quindi questa chiesa è sì il trionfo della fine del Cinquecento, ma soprattutto il trionfo del barocco lombardo. Le sale di Villa Gianetti sabato scorso si sono riempite di storia con la mostra Cimeli Storici, rassegna messa in piedi dal tramvai Saronno, dedicata a reperti e fotografie risalenti all'epoca della Prima Guerra Mondiale. Rimarrà a disposizione fino al 24 maggio. Modellini militari, divise, medaglie e ordigni inesplosi fanno capolino in Villa Gianetti, carichi di storia, di battaglie e di tragedie vissute. Sono passati 100 anni dall'inizio della prima guerra che ha sconvolto il mondo intero. Il tramvai Saronno, per ricordare quei momenti, ha allestito con cimeli e foto d'epoca le due sale della villa comunale. La mostra centenario della Grande Guerra è stata inaugurata sabato pomeriggio dal sindaco Luciano Porro, dall'assessore Cecilia Cavaterra e dal presidente del tramvai Giordano Barbieri. Sono 100 anni dall'inizio della Prima Guerra Mondiale, il nostro è un circolo culturale, la prima cosa che ci è venuta in mente è quella di organizzare una mostra. Nella sala del camino spicca una gigantografia di Maurilio Bossi, saronnese caduto durante la Prima Guerra Mondiale e premiato con la medaglia d'oro al valore. Secondo le stime furono 1439 i saronnesi mandati al fronte, di cui 187 perirono in battaglia. Essendo saronnese, sì,
ci premeva far vedere quella, i nostri caduti, tutte le nostre persone che sono cadute e che sono state rappresentando, non diminuendo nessuno dei caduti, che è stata rappresentata dal Maurilio Bossi. L'oggettistica catture ha catturato gli sguardi dei visitatori, però le vere protagoniste dell'esposizione sono le fotografie, molte delle quali prestate da famiglie sparse in tutta la Lombardia. Noi abbiamo fatto questa mostra non per farci belli perché abbiamo vinto la guerra, ma per far vedere cosa hanno dovuto subire i nostri soldati e anche i civili, perché non dimentichiamoci di quello. Quindi ci aspettiamo di poter vedere tante scuole, tante classi. Per chi volesse rimanere sbalordito dalla ricchezza emotiva della rassegna, la mostra rimarrà aperta fino a domenica 24 maggio. Lo scorso mercoledì, all'interno della scuola materna Don Marzorati di Saronno, si è svolto l'incontro A tu per tu con l'arte, un'interessante mostra artistica a cui hanno preso parte i bambini e gli insegnanti dell'istituto. L'evento è culminato in un vero e proprio laboratorio artistico curato dalle educatrici, una serie di attività formative incentrate sulla realizzazione di quadri, autoritratti ed opere d'arte. Tutto per mettere alla prova le doti artistiche dei più piccoli. Il Centro d'Arte Malagnini ospiterà fino al 13 giugno la rassegna Il giorno giusto, una personale dell'artista limbiatese Dario Brevi. Centro d'Arte Malagnini in Via Verdi 22 ospita la mostra Il giorno giusto, personale di Dario Brevi. Insegnante di professione, artista nell'animo, ha realizzato la sua prima mostra all'età di 16 anni. Ma indubbiamente il mio sogno è sempre stato quello di frequentare un po' questo mondo, per cui fin da ragazzino l'arte è sempre stata la mia passione. Esponente del gruppo dei Nuovi Futuristi, coniuga nelle sue opere gioco ed ironia neopop, senza dimenticare i temi sociali contemporanei. La mia infanzia, insomma, è stata quella di aver vissuto la pop art americana, anche quella italiana, ma in quell'ambito lì, insomma, dove si univano messaggi alti a messaggi bassi, cartoni animati, la pubblicità, e quindi anche il mio modo di operare è abbastanza, diciamo, contemporaneo, legato un po' a quasi a un mondo di grafica, insomma. Nato a Limbiate, in Brianza, utilizza il Medium Density, materiale di solito usato per la realizzazione dei mobili, rifinito con una patina lucida, unendo così l'industria all'arte. Secondo me l'arte è un grandissimo mezzo per creare empatia tra le persone, per superare diversità, per superare contrasti, per dialogare. Quando faccio una mostra mi diverto sempre molto, anche se è una grande fatica, però dico sempre che è l'aspetto più importante poi dell'operare. La mostra resterà aperta fino al 13 giugno 2015. Non mi aspetto mai nulla, però succedono delle cose. A partire da questa edizione del Salone TG ci occuperemo anche dei nostri amici a quattro zampe, proprio in collaborazione con il rifugio La Fenice di Limbiate, di Monza e Brianza. Vediamo subito le immagini dei piccoli amici che hanno bisogno di essere adottati. Partiamo da Kira. La sua data di nascita è il 4/9/2012, è di Vercelli, di taglia media e della razza Rottweiler. Sembra una mini Rottweiler perché è di taglia contenuta, ma fiera e orgogliosa. Cerca un padrone che conosca e ami la razza, buona ed ubbidiente. Ha un passato molto brutto, ma per sua fortuna ormai è solo un lontano ricordo. È arrivata da loro spaventata e molto diffidente verso gli uomini. Ora è finalmente pronta per andare a casa. Fantastica, affettuosa e bisognosa di tante coccole e amore. Dopo Kira abbiamo Duncan. Duncan è nato il 22/7/2013 in Calabria, è di taglia grande ed è un meticcio. E ci scrive così. Ciao, mi chiamo Duncan e la situazione è questa. Non ci sono alternative, devo andare a casa. Non ha senso che un cane come me stia ancora vivendo in box. Sono bello, hai tante, giovane e come se non bastasse, sono bravissimo sia con cani maschi che femmine. Mi trovo bene dove sto adesso, mi amano tutti e dicono che sono eccezionale. Ma poi quando arrivano gli adottanti, passano sempre oltre perché sono grande e resto a guardare tutti gli altri che vanno via e trovano una casa. Cerco una famiglia anch'io. Cerchiamo di aiutare Duncan. Adesso passiamo a Full. Full è nato il 4/1/2014 in Calabria, è di taglia grande ed è un meticcio. Salvato dalle strade calabresi insieme alla sorella, lei ha trovato casa praticamente subito. Lui purtroppo non ha avuto la stessa fortuna.
È qui da circa un anno, conosce solo il canile, il box e le grate della gabbia. Ha pochi amici con cui va d'accordo perché continuano a trovare casa tutti, ma per lui mai nessuna possibilità, nessuna richiesta. È un cane bello, sa fare un sacco di cose e gli piace imparare. Sarebbe perfetto con un'altra cagnolona o con un giardino dove poter correre libero. È imponente e davvero bellissimo. Se avete una possibilità, non deludetelo. Adesso parliamo di Tex. Tex è nato il 16/9/2014, sempre in Calabria, è di taglia media ed è un meticcio. È esuberante e vivace, bravo e obbediente al guinzaglio. Arriva da un canile calabrese, era molto spaventato, magro e non si faceva avvicinare. Ora si è rimesso in sesto ed è pronto per andare a casa. Perfetto per una casa con giardino ma senza gatti. Anche per questa settimana abbiamo finito con le notizie del TG. Vi ricordo la nostra mail, l'unica mail per le segnalazioni, redazione@saronno.tv. A seguire vi ricordo gli eventi, il meteo e subito dopo una nuova puntata di Rewind con Mello Enrico. Mi raccomando, non cambiate il canale e rimanete sempre su saronno.tv. E ora diamo uno sguardo agli eventi di questa settimana. Nelle giornate di domani e domenica 24 maggio, in prossimità del giardino CRA di via Don Bellavita, avrà luogo la 21esima edizione di Strapazzi di Primavera, un evento che comprenderà esibizioni sportive, musicali e poetiche. Si inizierà alle ore 15 con un quadrangolare di pallavolo e si proseguirà con le performance di danza, movimento, terapia e con le esibizioni poetiche di Poeti in Bilico e Yellow Frogs. Domani pomeriggio, all'interno della Cooperativa Popolare Saronnese, si svolgerà l'incontro dedicato al diritto alla sostenibilità emozionale, strumento di una comunità che si prende cura di se stessa. Un appuntamento culturale presentato dalla Cooperativa Popolare Saronnese, dall'Auser e da altre associazioni saronnesi. Interverrà il sociologo Simon Goldstein, esperto di linguaggio e comportamento. L'evento avrà inizio alle ore 15:30. Sempre domenica, Corsi Taglio ospiterà l'iniziativa Saronno in Fiore, un mercatino riservato alla vendita di piante, fiori e prodotti a base di erbe. L'evento, presentato da Confcommercio Saronno e dall'Associazione Artigiani della provincia di Varese, avrà inizio alle ore 9. L'Ufficio Ecologia del Comune di Saronno presenta il Mercatino del Riuso, una giornata interamente dedicata alla vendita, al baratto e agli scambi di oggetti usati. L'evento si svolgerà nella giornata di domenica tra via Pozzo e via Einstein e avrà inizio alle ore 10. Domenica 24 maggio si svolgerà la biciclettata al Parco dell'Ura, un'iniziativa promossa dal Circolo Saronnese Legambiente. Il ritrovo è stato fissato per le 9:45 in Piazza Libertà. I partecipanti, muniti di bicicletta, percorreranno la pista ciclabile che collega Saronno e Lomazzo, per un totale di 17 km. L'Auditorium Aldo Moro ospiterà una conferenza incentrata su immigrazione, identità e sicurezza. All'evento, presentato da Fratelli d'Italia, parteciperà il noto giornalista Magdi Cristiano Allam. La conferenza si terrà martedì sera e avrà inizio alle 21. Nella giornata di mercoledì, all'interno del cinema Silvio Pellico, verrà proiettata la pellicola Gli Impressionisti, un interessante documentario incentrato sulla storia dell'arte e sui protagonisti dell'impressionismo. Il documentario andrà in scena alle ore 15 e alle ore 21. Per questa settimana è tutto, rimanete con noi, a seguire ci sarà una nuova puntata di Rewind con Mello Enrico e poi stasera alle 21:10 il concerto Ligabue Parma 2011. Buona serata da saronno.tv.